È un ragazzo che è interessante. La sua goffaggine è molto naturale. Non è costruita. Sì, si chiama James Dean. Voglio fare un servizio fotografico. Su un attore sconosciuto. Io sono Jimmy. Io Dennis. Che dici, le facciamo queste foto? Mi farai diventare famoso? Garantito. Si va a bere qualcosa, volete? Si sente nell'aria. Le cose cambiano. Nella musica, nell'arte, ovunque. Jimmy è tutto questo. Il signor Warner ti vuole, Jimmy. John Barrymore, Douglas Fairbanks, Cagney seguivano certe regole. Se sei Humphrey Bogart, puoi anche vederti con qualche amico. Stai al gioco qualche settimana ancora. Un bel respiro e sorridi. Io perdo me stesso nei miei ruoli. Non voglio perdermi anche in questa roba. Che cosa c'è? Devi mollare tutto! Dai, andiamocene via! Jimmy, siamo molto felici di averti qui. Siamo fieri di te. Pensavo di trovare qualcosa di meraviglioso che si sarebbe rivelato a me. Il problema è che tu pensi a me come all'oggetto della tua ricerca. È cambiato tutto così in fretta. La fotografia è un bel modo per dire: io c'ero, tu c'eri. Viviamo di speranza. Si arricchisce di un altro grande attore il cast di The Circle, il nuovo film che prende spunto dall'omonimo romanzo di Dave Eggers. Ad affiancare Tom Hanks, Emma Watson e John Boyega sarà Karen Gillan. L'attrice scozzese, che avrete visto recentemente nei Guardiani della Galassia, interpreterà Annie, una ragazza un po' particolare, un po' occhietta forse, però è molto intelligente, che farà parte del team della multinazionale, questo gigante, questo colosso di internet chiamato appunto The Circle. Il film affronta i problemi di una società in cui ogni dato è condiviso. La sorveglianza è invadente e la privacy è praticamente inesistente. Il risultato sarà un thriller pieno di effetti tecnologici che ci farà sicuramente pensare ai pericoli che possono scaturire vivendo in un'era digitale senza alcuna protezione. Beh, sembra interessante. Che dite? Fatemi sapere se andrete a vedere questo film e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!